Universo, Francesco Guassi, tra poco avremo il piacere, anzi è già in linea, so, quindi parliamo del Festival di Sanremo, di questa nuova edizione. Universo, questa canzone bellissima, con questa voce graffiante, questo rocker bravissimo, sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo, una voce che già conoscete. Intanto lo saluto, Francesco Guassi, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito, grazie. Grazie a te di essere con noi in questi giorni caldi, perché ormai ci siamo quasi al Festival di Sanremo, questa voce rock graffiante, e abbiamo visto dal video anche questa barba curatissima. Sì, ormai la barba fa parte di me. Senti, parliamo del Festival di Sanremo, avete già fatto le prove, non era la prima volta che tu tentavi, insomma, il festival, e a tal proposito so che proprio grazie ad una delusione passata di questo festival, di qualche festival, di qualche selezione precedente, è nato proprio questo brano, no? Sì, dalla scorsa edizione, io sono arrivato tra i 12 finalisti, diciamo sono arrivato a Roma ma non sono riuscito a vedere il Papa, e quindi non sono riuscito a entrare nel cast per un soffio, e quindi da lì è nato un po' Universo, che è questo brano che parla di speranza e di continuare sempre a credere in se stessi e in quello che vogliamo fare. Diciamo che questa sconfitta, questa arrabbiatura, questo nervosismo dell'anno scorso, insomma, è servito. Allora, come si è servito? Sì, no, è servito, serve sempre, bisogna mantenere in qualche modo una calma mentale, anche se a livello fisico ero abbastanza incavolato, diciamo, però ho mantenuto la calma, ho cercato di prendere i pezzi e di riaggiustarli velocemente, di rincollare tutto, e è nato questo brano, e appena l'ho riascoltato al primi provini ho detto no, questo è quello giusto, perché mi rappresentava me, non soltanto me, penso anche un po', è un brano anche generazionale, io ho 30 anni e tantissimi ragazzi giovani della mia età si sentono dire di essere un po' vecchi per sognare, no? Per credere nei propri sogni, ai propri progetti, aprire start-up, cercare di fare quello che si vuole nella vita. Purtroppo adesso è molto difficile in questa società di oggi, perché a 30 anni siamo quasi vecchi, ma poi in pensione ci mandano a 70 anni, quindi è una cosa assurda. Hai detto bene. Però è così, secondo me siamo giovani con esperienza. Ecco, mi è piaciuta, giovani con esperienza, non si è mai troppo vecchi per sognare, poi a 30 anni, insomma, si ha ancora una vita davanti e tanta tanta musica, tu hai tanta esperienza perché comunque già suonavi rock in giro per i locali, quindi comunque la tua gavetta l'hai fatta, e adesso sei arrivato finalmente al Festival di Sanremo. Quali sono le tue impressioni dopo le prove? Com'è andata? Le prove sono state magiche. Sono stato un frullatore di emozioni, un insieme di cose pazzesche, che poi c'è questa orchestra così prorompente, così grande, poi tra l'altro tutti professionisti molto, molto gentili, che ti mettono proprio subito a tuo agio, quindi è stata veramente un'emozione unica, soprattutto sentire la tua canzone, le tue note fatte da un'orchestra così importante, è stata sicuramente una grande emozione. Bellissimo sicuramente, e non vediamo l'ora di sentirti proprio dal vivo durante il festival. Un'altra cosa che volevo chiederti, Francesco, perché già la gente ti conosce perché hai partecipato anche a The Voice nel team di Piero Pelù, anzi con Piero Pelù avete collaborato, anche prodotto un tuo album. Ecco, quali sono stati i consigli di Piero Pelù? Cosa ti ha detto quando ha saputo che finalmente eri riuscito ad arrivare a Sanremo? Mi ha fatto i complimenti, non è che mi ha detto molto, anche perché Piero, diciamo, il festival non lo ha mai fatto da un certo punto di vista, quindi non mi ha detto di essere me stesso, di essere quel Francesco che ha conosciuto e che ha con lui collaborato per questo disco e per questo progetto che era quello di prima, che era Parallele. Per quanto riguarda invece i big, ecco, giusto per fare un po' di gossip insieme, Francesco, c'è qualcuno per il quale tifi dei big? Ecco, giusto per conoscere anche i tuoi gusti. Ce ne sono diversi di big che io apprezzo. Chiaramente a livello campanilistico, tipo per i toscani che sono tipo Marco, Masini, esatto. E Francesco Gabbani, chiaramente poi conosco personalmente tutti e due, Francesco
ci siamo conosciuti lo scorso anno, poi siamo rimasti e diventati amici. Con Marco lo conoscevo già da un po' di tempo, insomma siamo amici del tempo, quindi sicuramente per loro, ma ce ne sono tanti, anche Ermal Meta, insomma un ragazzo giovane anche lui che comunque ha partecipato lo scorso anno, sta facendo un po' il percorso che poi ho fatto io, poi un grandissimo autore, insomma ha scritto veramente tante canzoni per tanti artisti italiani, quindi loro sicuramente, poi la Mannoia, ma ce ne sono veramente tanti, insomma, di artisti che apprezzo personalmente. Quindi, però, diciamo, a livello campanilistico sono per i toscani. Diciamo allora che giochi un po' in casa, anche Carlo Conti è toscano, quindi insomma giochiamo un po' in casa. Francesco, noi ci conosceremo, ci vedremo sicuramente durante il festival, perché ti raggiungerò a Sanremo, quindi magari scambieremo due chiacchiere live. Volentieri. Intanto ti auguro veramente di spaccare di brutto, ecco, rock, non mi vedi, però sto facendo il segno. Lo dici in toscana, spaccare a bestia. Esatto. Noi ascoltiamo nuovamente Universo, yeah. E ci vediamo a Sanremo, ok? Ok, ci vediamo presto. Grazie Francesco, grazie ciao. Mille. Ciao. E viva Universo! Perché Sanremo è Sanremo.